Sono Valerio Mirannalti, il docente di questo concorso, questo corso che si intitola Formarti, è un cantiere per giovani artisti in collaborazione con la Regione Toscana e con, nello specifico, Toscana in Contemporanea 2016. Siamo qui alla Fondazione Primo Conti. Luogo prestigioso direi e sono onorato di poter insegnare a questi giovani ragazzi, devo dire tutti bravissimi, già con una conoscenza tecnica molto elevata. Io ho cercato per quanto mi è stato possibile di dare delle informazioni, degli input per poter migliorare la loro vista, diciamo, del paesaggio, perché in questo caso si sta parlando di paesaggio e di pittura in plein air. Quindi, detto questo, devo sicuramente ringraziare la Fondazione che mi ha dato, la Fondazione Primo Conti, che mi ha dato questa occasione anche per poter confrontarmi con questi giovani artisti, che sicuramente, forse più che formarti, poteva essere intitolato Formarci, perché poi in realtà anch'io in qualche modo ho assorbito da loro certe informazioni. Presidente della Fondazione del Bisonte, in collaborazione con la Fondazione Primo Conti di Fiesole e con il Comune di Fiesole, abbiamo organizzato Formarti sotto l'egida di Toscana in Contemporanea 2016. Dunque, noi abbiamo all'interno di questo progetto scelto di far lavorare 10 giovani artisti toscani o operanti in Toscana su due diversi versanti, la pittura open air oppure l'incisione qui da noi. Una settimana non è molto, ma è comunque un'esperienza secondo me estremamente formativa. È un modo di affacciarsi, di assaggiare quella che è l'incisione. L'incisione è una materia difficile in cui ci si confronta con una lastra di metallo, spesso di rame o di zinco, e senza gli strumenti tecnici è quasi una lotta. Ci sono tecniche raffinatissime, alcune di qualche secolo di età, l'acquaforte, il bulino, altre più giovani, altre addirittura inventate da pochissimo, con cui si trova il modo di esprimere le proprie idee, il proprio linguaggio attraverso una matrice metallica e poi si stampa una tiratura. Non è facile farlo in così poco tempo, ma questi sono ragazzi giovani, motivati, e noi chiediamo di andare a pescare, di andare a incontrare, a stimolare la freschezza, la convivialità, la capacità di portare su un terreno che è antico, ma che non deve fare timore reverenziale, anzi deve stimolare un linguaggio nuovo, contemporaneo, anche un ribaltare un po' le cose. Alla fine l'incisione è meccanica, per cui si può modificarla, si può sovvertirla. Non chiediamo una settimana a diventare competenti stampatori incisori, ma di esprimere qualcosa che tutto sommato abbia un risultato efficace. E contiamo di ottenere un buon risultato. Ho già visto, anzi, stiamo concludendo ormai l'esperienza anche qui al Bisonte, siamo al quarto giorno su cinque, i risultati già si vedono, è importante vedere come ciascuno dei partecipanti, dei 10 partecipanti, abbia mantenuto la propria indipendenza di linguaggio rispetto agli altri, quindi gli sono stati forniti
gli strumenti tecnici, gli stimoli per portare avanti la propria personale ricerca, crediamo di esserci riusciti e speriamo, crediamo di aver piantato anche un semino, cioè da questa esperienza può nascere un percorso che tutto sommato, come trama e ordito, si vada poi a integrare perfettamente con altri linguaggi artistici, quindi al futuro artista di domani fornisca un servizio, fornisca un'opzione in più, un arricchimento del proprio linguaggio per esprimere la poetica che lo contraddistinguerà dagli altri artisti. Della Fondazione Il Bisonte. Il bando è nell'ambito di Toscana in Contemporanea 2016, finanziato dalla Regione Toscana, che ringraziamo molto per la fiducia accordata, e che salutiamo nella persona di Elisa Mazzini. Il concorso è stata un'importante occasione formativa che ha impegnato i ragazzi in 2 settimane di lavoro. La prima presso la Fondazione Primo Conti, e ringrazio Gloria Manghetti, e la seconda presso la Fondazione Il Bisonte, e ringrazio molto Simone Guaita. Grazie. Ringrazio anche l'altro insegnante Valerio Mirannaldi, e con questo in bocca al lupo a tutti quanti e passo la parola a Gloria Manghetti. Poi sicuramente Simone Guaita e poi anche la nostra consigliera Donata Spadolini, che è legata a entrambe le fondazioni, quindi buonasera. Ho dimenticato di dire che sono bellissime queste lavori, sono bellissime. Io sono Gloria Manghetti, qui rappresento la Fondazione Conti, quindi do benvenuto in questa sede, come ha detto la Barbara Casalini, a cui siamo molto affezionati, e quindi a nome della Fondazione Conti porto il nostro saluto. Primo Conti è stato un giovane come voi che amava molto circondarsi di giovani anche in tarda età, e credo che questo fatto, questa componente del rivolgersi alle giovani generazioni, è quella che poi ispira la nostra attività, le nostre attività e quella in cui più crediamo. È stato un percorso, quello che avete fatto, accompagnati da dei maestri d'arte come Valerio Mirannaldi, Elisa Tonini, Antonino Triolo, che vi ha permesso, no, di approfondire un'arte che evidentemente già vi piaceva, perché altrimenti non avreste preso parte a questo concorso, non avreste partecipato. Però credo che un progetto come quello che è stato presentato dalla Regione Toscana abbia altre di altre opportunità. Avete avuto modo di conoscere due realtà che sicuramente non conoscevate, colpa nostra questa sicuramente, ma non conoscevate né la Fondazione Primo Conti, la conoscevate prima? No. Né il Bisonte? No. Il Bisonte sì, allora noi siamo ancora peggio, perché allora 1-0, il Bisonte è più bravo della Fondazione Conti. Perché in realtà però sono realtà importantissime, perché chi vuole fare, chi ama l'arte, diciamo, anche senza poi far diventare la propria attività, ma chi semplicemente ama frequentarla,
Queste realtà le deve per forza conoscere, meglio prima che poi, vero Simone? Io direi che questo è fondamentale. Quindi avere fatto questo percorso mi ha permesso poi di entrare in contatto con luoghi che hanno dietro delle storie, delle biografie, di persone che amavano l'arte come voi. Ora io vi dico per la mia parte, la Fondazione Primo Conti. Primo Conti, il suo primo quadro, non so se avete avuto modo di vedere il museo, ma il suo primo quadro era solo 11 anni, insomma, era il famoso enfant prodige, ma c'era del talento, ma insomma le cose, talento non è sufficiente, no? Per andare avanti. Anche lui aveva sete di conoscere luoghi come quelli che avete frequentato voi, il suo studio dove avete visto i colori per terra, dove avete lavorato anche voi. E quello studio, dietro però c'erano altre esperienze, lui frequentava altri artisti, andava alle mostre dei futuristi in via di Casoli, nella libreria Gonnelli dove venivano fatte, quindi insomma, anche lui cercava altre esperienze, quindi è l'arte, quindi c'è la dimensione poi solitaria dell'artista, del suo talento, ma c'è anche la dimensione collettiva, il condividere, no? Quindi voi avete condiviso due settimane che io sono sicura lasceranno, noi, il nostro mestiere è quello di lasciare dei semini che prima o poi io sono sicura potranno sbocciare, ecco, io sono sicura che ora magari vi dimenticate di noi, ma poi più qua, io ci credo fermamente, vi ritorneranno in mente queste due settimane. Come ha detto Barbara, io sono rimasta, prima vi ho visto, prima che dal vivo, vi ho visto sul nostro sito e sono rimasta veramente impressionata dal livello, bravi voi, bravi maestri, e insomma brava, insomma, tutta la cosa ha funzionato, e quindi veramente sono esperienze queste. Già in passato abbiamo fatto un concorso, sempre grazie alla Regione Toscana, anch'io voglio ringraziare Luisa Mazzini perché insomma per noi è un referente importante nell'ambito di questi progetti. E questa è la seconda esperienza, io credo che sia proprio la seconda, almeno con la mia presidenza, che facciamo, è sicuramente positiva. Cos'altro dire? Voglio ringraziare la giuria, perché poi tutto questo non ci sarebbe stato se non ci fossero che persone che generosamente hanno offerto il loro tempo per selezionare fra vari domande che erano giunte, e quindi la giuria era presieduta da Carlo Sisi, e poi c'era Giovanna Ozzani, Adriano Bimbi che è presente, e Rodolfo Ceccotti, e quindi anche a loro la nostra gratitudine. Naturalmente ora qui non ho ringraziato né il Comune né il Bisonte, ma è un percorso che abbiamo fatto insieme dall'inizio, anzi io spero che avremo altre occasioni di collaborazione. Questo, tutto questo lascerà una traccia non solo perché siete stati ripresi e quindi ahimè ora c'è un video che circola e quindi quello non lo può cancellare nessuno, grazie al nostro regista di queste situazioni che è Giorgio Commini, e grazie anche a quella brochure che è stata fatta, che è molto più di una brochure, un piccolo cataloghino che speriamo che possa essere utile poi anche per le vostre attività, qui grazie a Valerio. Ma una traccia profonda, perché come dicevo prima, credo che queste cose vi rimangano dentro, è un tratto, non è solo apprendere l'arte, ma anche un tratto di percorso, un patrimonio che ora avete con voi, e noi siamo contenti di aver in qualche modo contribuito grazie appunto alla Regione. Grazie. Dunque, buonasera, anch'io devo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato a questo progetto, chi l'ha ideato, chi l'ha portato avanti, la Regione che lo ha finanziato, senza la Regione il progetto non ci sarebbe stato. Questo progetto ha solo un difetto, è troppo corto, cioè una settimana è veramente niente. Per la pittura vedete da soli, alla fine siete riusciti a fare ciascuno più di un'opera, per cui già andate bene. Per l'incisione una settimana si assaggia, si sente un po' il profumo, si comincia a vedere le cose, prende forma e si va via. Per cui lascia magari la mano in bocca, oppure diciamo lascia la voglia di ritornarci sopra, noi speriamo di sì, questa è un po' la nostra scommessa. Io non ero nella commissione che ha scelto le opere, però ero lì, quindi ho guardato i vostri lavori quando sono stati selezionati, ho guardato anche i lavori di chi è stato scartato, e questa cosa la cosa che mi ha colpito è che comunque il valore di tutti i partecipanti era molto alto, quindi diciamo che poteva, cioè quelli rimasti fuori, ce ne sono stati, sono rimasti fuori per un pelo, un po' dispiace, se vogliamo,
Che dirvi, siete giovani e avete delle colpe sulle spalle perché non frequentate le mostre, non conoscete la Fondazione Nino Conti, queste sono cose che non vanno bene, fate in tempo a rimediare, quindi insomma sotto a frequentare gallerie, a conoscere artisti che sono stati importanti, a studiare, perché avete un altro grosso problema, avete talento. Non so se dire che è bene o male, non lo so, perché fare artista oggi è veramente un mestieraccio terribile. È una fatica, è una condanna, una vita scomoda, di insoddisfazione, di fiamma che ti brucia dentro, la voglia di fare, di andare avanti lì, e tutti gli ostacoli del mondo. Per cui alle volte fa anche paura. Noi da parte nostra possiamo darvi il nostro aiuto, l'incoraggiamento, noi vi insegniamo le tecniche dell'incisione, le insegniamo perfettamente. Cioè chi viene al Bisonte, io parlo per il Bisonte, poi stiamo ancora facendo l'accademia, chi viene al Bisonte è anche il più duro del mondo, esce con le tecniche, le sa. Poi però bisogna riempirle con queste tecniche, questo è un linguaggio, bisogna saper dire qualcosa, bisogna avere una ricerca personale, bisogna avere un'identità chiara. Nessuno ve lo chiede adesso, perché ancora siete a metà del vostro percorso forse, però cominciate a dare una forma. Proprio perché c'è, io vi faccio questo discorso, perché se non ci fosse saremmo al buffet, che non c'è, possiamo rimanere, facciamo il buffet, e si parlava di altro. Io voglio parlare a lei, non a voi, voglio parlare a lei, perché io, la gloria è una cosa sacrosanta, i giovani, i più giovani di voi, quelli che ancora hanno le idee tutte da costruirsi, noi dobbiamo puntare su di loro. Perché il problema non siete voi che forse diventerete artisti, ma chi dovrà comprare le vostre cose? Perché l'artista non vive di fame e di gloria. L'artista non vive della mostra dove non si vende niente, del museo. Qualcuno vive anche magari dei musei che possono opera. L'artista vive di un mercato dell'arte, un mercato dell'arte direttamente collegato alla cultura che c'è in giro. La cultura dell'arte, la cultura che non è solo quello museale di alto profilo, è quella delle gallerie, per questo che insisto sulle gallerie, quella delle famiglie che non hanno le case con le pareti bianche perché il minimo è già stufato. Voi siete stati al Bisonte, avete visto la nostra biblioteca, è una specie di Wunderkammer, è una cosa che se tutte le case fossero così, avremmo chilometri quadrati di pareti da riempire e saremmo tutti molto più contenti. Perché oggi essere un artista è difficile perché l'arte non si vende. Non perché per altri motivi, perché se ci fosse la richiesta dell'arte oggi sarebbe facile per voi. Sfortunatamente ce n'è molta poca. Sfortunatamente si investe in un telefonino, si investe in una macchina, in un sofà, si va da Ikea, si compra una schifosissima fotografia a 90 euro. Io in galleria da me ho venduto piccole incisioni preziosissime a 80 e ne vendo meno delle stampe di Ikea. Scusatemi, spero non c'è nessun lavoro Ikea che sia uno stakeholder, però insomma, parliamoci chiaramente, cioè si vendono cose che non sono impresentabili, si potrebbe venire all'Accademia e uscire con un'opera bellissima fatta da un giovane artista, ma non si fa. Quindi il discorso è per lei, quando sarai grande, quando avrai un lavoro, quando dovrai fare casa tua e dovrai riempire le stanze di arte. Perché l'arte non è solo nei grandi musei, ma è nelle mani dei giovani artisti. E se non li aiutiamo a vendere, poi domani i giovani artisti spariscono. Io sono stato contento di avere il Bisonte, sono stato molto soddisfatto, visto che Nino vi ha fatto divertire, vi ha fatto provare tecniche anche tutt'altro che scontate, e sono sicuro che quel semino di cui parlava Gloria è stato piantato. L'incisione oggi sta rinnovandosi in maniera straordinaria, forse più in altri paesi che da noi. Soprattutto troviamo l'incisione e la grafica d'arte in posti insospettabili per noi, tipo c'è la Biennale di Kuala Lumpur, c'è in India, c'è in Malesia, c'è in Sud America, in certi posti che magari anche un po' per snobismo non prenderemo in considerazione. Il mondo va avanti anche senza di noi, se vogliamo, si sta muovendo, e quindi cerchiamo di aggrapparci a queste forze vitali che ci sono. Quindi forza, bravi, perché siete stati bravi, brave, perché siete due ragazze e ragazzi, e in bocca al lupo per il vostro futuro. Buonasera a tutti e popolo.
già fatti gli altri. Mi presento, sono Maria Doranta Spadolini, sono consigliere comunale di Fiesole e diciamo mi occupo del settore cultura perché questo è quello che ho sempre fatto. Sono stata per ben due mandati nel consiglio di amministrazione della Fondazione Conti, ho lavorato per 18 anni al Bisonte e fatto il coordinatore didattico della scuola e a tutt'oggi continuo a essere membro del comitato scientifico del Bisonte, per cui penso che possiate capire che sono abbastanza coinvolto in tutta questa esperienza e credo di dover ringraziare in primo luogo a parte Simone e Rodolfo Cercotti che non vedo, però il professor Bimbi, perché sicuramente è uno di quelli che si è impegnato e ha creduto in questo progetto e ha stimolato i ragazzi a presentare, perché essendo professore all'Accademia è stato lui che ha stimolato i ragazzi a presentare le domande e ha lavorato su questo progetto in un certo senso da un punto di vista di docente all'Accademia di Belle Arti. Io vi volevo dire solo una cosa, perché si dice Fondazione Conti e si dice Fondazione di Bisonte. La Fondazione Conti, al di là del Museo di Primo Conti, che di per sé è un'esperienza da vedere, di per sé sono bellissimi taccuini con tutti i disegni di Primo Conti che nessuno vede, ce ne sono alcuni esposti, ma se si riescono a vedere e a guardare con attenzione sono veramente molto molto interessanti e molto belli. Al di là appunto dell'esperienza di Primo Conti, che è stato uno dei nostri pittori d'avanguardia, l'avanguardia italiana, perché non c'è solo l'avanguardia francese, non c'è solo l'avanguardia tedesca, c'è l'avanguardia italiana e uno di questi rappresentanti è stato proprio Primo Conti. E dall'altra parte c'è la Fondazione Primo Conti con questo archivio e questa biblioteca eccezionale proprio relativa a quella che è l'arte contemporanea in Italia, l'arte contemporanea oggi, per cui avete un materiale eccezionale. Dall'altra parte al Bisonte, sì, ha detto Simone Guaita, c'è la biblioteca, l'avete vista, è una Wunderkammer, benissimo, è una Wunderkammer, ma quello che c'è al Bisonte è l'archivio del Bisonte, l'archivio delle stampe del Bisonte, l'archivio di tutti quei personaggi che hanno stampato sui torchi del Bisonte. E come voi sapete si parte da Picasso, l'unica stampa fatta in Italia l'ha fatta sui torchi del Bisonte, su a quelli che sono gli artisti di oggi che continuano a stampare e che hanno stampato e che continuano a stampare sui torchi del Bisonte. Per cui e c'è un panorama stupendo, cioè poter scorrere e vedere tra le mani, non solo sul catalogo, ma davvero le opere che sono state stampate al Bisonte, effettivamente presenta quello che è un excursus dell'arte italiana dagli anni 50 fino alla fine del secolo scorso, per cui ormai siamo nel secolo nuovo, però credo che questa sia un'esperienza eccezionale. Dall'altra parte sono particolarmente contenta di questa esperienza e ne ringrazio particolarmente la Regione, perché è una delle prime volte che finalmente si vede la sinergia fra due fondazioni importanti del territorio fiorentino, toscano se vogliamo dire, perché Fiesole e Firenze sapete che sono praticamente molto vicine, e una strategia così importante che permette a voi ragazzi di conoscere queste realtà, ma di conoscere non soltanto da un punto di vista così di venire a vedere cosa c'è, ma di viverle e di rendersi conto di quello che uno può acquisire in queste realtà. E non ci sono solo queste realtà, ce ne sono tante altre da scoprire, forse più difficili, forse non così disponibili e aperte nei confronti delle esperienze dei più giovani, però sicuramente importanti. Per cui buon lavoro a tutti, è l'unica cura che vi posso fare, e se avete voglia, se avete modo, se effettivamente volete approfondire, gli spunti li avete avuti, dove andare a cercare ora lo sapete. Grazie.